Buongiorno e ben ritrovati. Oggi un dolce tipicamente primaverile, una torta di carote e noci. Una torta che ricorda nel suo aspetto e negli ingredienti la classica carrot cake americana, anche se quella che ho preparato io è una versione semplificata, ma comunque buonissima. E inizio dalle carote. Questi sono 300 g di carote che ho già sbucciato e lavato. Ora le taccio a pezzi. E le metto in un mixer per frullarle. Potete anche grattugiarle con una grattugia a fori larghi, ma sicuramente con il mixer si fa prima. Ecco, questa è la giusta consistenza, non troppo grandi, così cuoceranno bene, ma neanche troppo piccole, in maniera da sentirne poi la consistenza nel dolce finito. In una ciotola rompo 3 uova. Aggiungo 200 g di zucchero, una bustina di vanillina e mescolo tutto. Aggiungo ora 100 ml d'olio di semi. E 60 ml di latte. Aggiungo poi le carote e mescolo ancora. Frullo poi 80 g di noci. Aggiungo anche le noci all'impasto. Poi 300 g di farina. E una bustina di lievito per dolci. Mescolo ancora. E metto tutto all'interno di uno stampo da 24 cm che ho unto e infarinato. E ora in forno in modalità statica a 180 gradi. Ed eccola la nostra torta di carote cotta. Ora la lascio stiepidire. Mentre la torta si raffredda, preparo la copertura a base di formaggio spalmabile. Questi sono 200 g di formaggio spalmabile, appunto. Aggiungo 50 g di zucchero a velo. Appena una grattata di scorza di limone. E mescolo bene. Aggiungo poi 25 g di burro che ho fatto sciogliere in un bricco.
e la copertura è pronta. Metto ora la copertura sulla torta. Ho aggiunto delle carotine in pasta di zucchero, ora dei grilli di noce e ancora un po' di noci tritate sopra. E ora la lasciamo raffreddare completamente e ne tagliamo una fetta. E ora assaggiamo. Sofficissima all'interno. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.